Come fare check-in online con la compagnia spagnola Vueling. Molto semplice la procedura, molto veloce, lo vedremo da telefono e non salteremo nessun passaggio, andremo piano 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 perché voglio farvi capire intanto com'è facile farlo, ma anche non voglio farvi perdere nessun e commettere nessun errore. Questo è molto molto importante. Ma prima di iniziare ti ricordo come sempre che video come questo, se ti stanno aiutando, puoi sostenere il progetto Viaggio Vero con una piccola donazione con il pulsante grazie che trovi qui sotto, oppure abbonandoti, pulsante abbonati, all'incredibile cifra di 0,99 euro al mese, 99 centesimi per un bel investimento per te, perché ho più tempo da dedicare a Viaggio Vero. Ho più tempo per ascoltare le tue richieste, ho più tempo per registrare più video e quindi anche per aiutare te e per creare sempre più contenuto che possa risolvere i tuoi problemi. Insomma, 99 centesimi sono veramente poco al mese e ti ringrazio già per questo investimento che farai. Altra possibilità è il canale Telegram Viaggio Vero, le offerte, completamente gratuito, link qui sotto in descrizione, ti passo 4-5 offerte giornaliere, a volte passo anche Vueling, che è in offerta con qualche volo, però ci sono hotel, ci sono servizi viaggio, ci sono zaini, valigeria, c'è di tutto quello che riguarda il mondo del viaggiare. Tutto in sconto, tutto in promozione, ci risparmi, il canale è gratis e sostieni il progetto. Cosa vuoi di più dalla vita? E ora veloci veloci passiamo sul telefono perché faccio check-in online per un volo reale che dovrò fare in questi giorni direttamente da telefono con l'applicazione nativa di Vueling che ti consiglio di scaricare. Eccoci qui sul mio telefono, come vedi sabato 17 dicembre, è già passato, io ho volato da Barcellona Terminal 1 a Firenze per rientrare in Italia per le feste di Natale e Capodanno. Detto questo, io ho già inserito il mio volo all'interno, quindi appare una volta che entriamo nell'app di Vueling, ma se vuoi inserire un'altra prenotazione, ti basterà cliccare appunto sulla voce che c'è sotto, hai un'altra prenotazione, aggiungila. Ci clicchi sopra, puoi inserire il codice di prenotazione che ti è arrivato via mail e l'email dell'acquirente che hai messo dove ti è arrivato il codice, oppure se non ti ricordi una di queste cose, puoi mettere il codice di prenotazione, quello ci vuole sempre, l'aeroporto di partenza e la durata del volo. Questo è importante da capire che hai due selezioni. Poi clicchi su accedi e te lo aggiunge alla lista dei tuoi voli. Ma noi a questo punto andiamo direttamente, per fortuna che mi dice che è in orario. Andiamo direttamente a fare check-in, prova a immaginare cosa andrò a cliccare, clicco su check-in. Chiaro, prima di cliccarci ti faccio vedere che a fianco c'è scritto gestisci prenotazione, potresti aggiungere dei bagagli, potresti modificare tante cose a pagamento o non a pagamento a seconda della tariffa che hai preso, ma lo fai tutto e direttamente da gestisci prenotazione. Chiaro, se devi fare solo il check-in, allora clicchi sul tasto check-in. Noi ci clicchiamo, aspettiamo un attimo e come vedi è un volo per me e per Silvia. Abbiamo già i posti a sedere, abbiamo preso una tariffa dove c'era compreso anche il bagaglio da stiva perché rientrando in Italia dobbiamo portare cose, poi tornando qua dobbiamo portare cose, quindi si viaggia costosi con anche il discorso del bagaglio da stiva. Ti fa vedere qui in alto, te lo faccio vedere perché è meglio sempre leggere. Che il bagaglio a mano, tieni presente le misure del tuo bagaglio a mano. Se il bagaglio a mano ha 10 kg, 55, 40, 20 e la borsa 40, 30, 20 eccedono le misure consentite, saranno portati in stiva con un costo fino a 80 euro. Se vuoi maggiori informazioni, clicca lì. Se hai solo il bagaglio piccolino, ricordati che sia di misure 40, 30, 20. Se hai tutte e due, come il sottoscritto, che sia 40, 30, 20 e 10 kg, 55, 40, 20, altrimenti sono cavoli. Quindi io voglio fare il check-in per tutte e due, puoi farlo anche solo per una persona e ti basterà, qui di default sono cliccate tutte e due, ti basterà spuntare e togliere, diciamo, la spunta a una, ad esempio qui dopo Silvia se lo dovrebbe fare da sola. Io li faccio per entrambi e clicco su fare il check-in. Clicchiamo su qua, ci dà un elenco, dichiarazioni di salute, le solite cose che dobbiamo leggere. Poi, quando l'abbiamo letto, clicchiamo su sì, ho capito. Mi chiede se avrò merci pericolose nei bagagli e quindi qui
attenzione, leggete bene, non dovete avere queste cose, non credo che nessuno di voi voli con queste cose, quindi clicchiamo su accettare, arriviamo alla pagina reale dei check-in. Qui cosa devi fare? Devi andare a inserire il tuo documento, quindi paese in cui il documento è stato rilasciato. Devi prima scegliere quale dei due documenti, vedi? Documento di identità o passaporto. In questo caso io utilizzerò i passaporti, li vedi qui, e quindi cliccherò su passaporto sia per Cristiano Guidetti che per Silvia. Ma a questo punto dovrò andare a mettere il paese a cui è stato rilasciato il passaporto. Io comincio a scrivere e mi dà gli aiuti, quindi Italia, il mio passaporto è stato rilasciato in Italia. Inserisco la data di nascita, che è 19/12/1975, sono vecchio, va bene, è un passaporto, qui andrò a inserire il numero del documento che non ti faccio vedere, andrò a inserire la data di scadenza che non ti faccio vedere, se il tuo passaporto ha validità permanente e non ce l'ha, a meno che non sei un personaggio di un certo tipo, quindi non cliccare quella voce lì, però detto questo vai a inserire le tue cose, poi dopo inserirò gli stessi dati, cioè stessi, paese in cui è stato rilasciato il passaporto, data di nascita, numero del documento di Silvia e poi cliccherò su continuare. Ci vediamo al passaggio successivo perché non ti voglio far vedere appunto i dati sensibili. E ora siamo alla pagina successiva che è anche l'ultima per questo breve video perché abbiamo già le carte d'imbarco. Non c'è da inserire nient'altro. Il check-in è stato effettuato correttamente, mi ricorda nuovamente il discorso dei costi in più se i miei bagagli sforano e li controllano, quindi non sforate, c'è il riassunto dei miei voli, c'è il discorso della carta, quindi posso andare a vedere la carta di Cristiano Guidetti, questa è la carta d'imbarco per me, te la faccio vedere perché tanto il volo è già stato fatto, come vedi c'è anche l'imbarco gruppo numero 3, verrà imbarcato al gate, chiameranno i vari gruppi, quindi quando chiamano il gruppo 3 tu potrai salire, non andarci prima perché non ti fanno salire. L'imbarco è alle ore 10, partiamo alle ore 10:40, il mio posto è il 6E, il numero di documento me l'hanno sintetizzato in quella cosa lì e c'è anche appunto il QR code. Puoi salvare sul tuo telefono, nel mio caso è Google Pay, quindi posso salvare se clicco su GPay, lo salvo e appunto me lo salva sul borsellino di Google Pay tranquillamente e lo vediamo. Così mi basterà cliccare sul mio Google Wallet e lo aggiungo, clicco su aggiungi, scusate non l'avevo aggiunto, e posso cliccare su visualizza in wallet e come vedete ho la carta d'imbarco sul wallet del Google, va bene identico anche per quanto riguarda Apple senza nessun tipo di problemi. Guardiamo anche la carta d'imbarco di Silvia, se è tutto a posto, anche qui tutto a posto, puoi salvarlo anche questo sul telefono, nessun problema. Torniamo a questo punto, torniamo alla prenotazione, alla tua prenotazione e come vedi tra due giorni vado a Firenze, il check-in è stato fatto, per rivedere le carte entri nell'app, clicchi su check-in, mi dice che è già stato fatto, perché entro e vedo le carte e a questo punto ecco qua Cristiano Guidetti e Silvia Amato, vedi tutte le carte. Ci clicco sopra e spostandomi orizzontalmente ho le due carte che posso anche condividere con il pulsante là in alto a destra oppure scaricare sul telefono se le posso scaricare, posso farci tutto quello che voglio. Con questo ho concluso, molto molto semplice la procedura di check-in online con Vueling, spero di essere stato utile, la puoi fare tranquillamente anche da computer, non cambia assolutamente nulla, i dati sono quelli che devi inserire sia per entrare nella tua prenotazione sia per i documenti da inserire proprio appunto per fare, cioè non cambia assolutamente nulla né da applicazione sul telefono né da computer. La cosa bella di avere l'applicazione sul telefono è che hai le carte d'imbarco sul telefono e che quindi puoi non stampare nulla, quindi non inquini, non fai casini, cioè molto meglio, molto più etico fare così. Ti ricordo anche Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale con oltre 800 iscritti, l'obiettivo del 2023 sarà quello di incontrarci in giro per l'Italia con degli eventi, parlare di viaggio, di crescita personale, mangiare insieme, visitare quei luoghi, magari con delle guide turistiche del posto, perché se la visiti con guide del posto imparerai tante tante cose fighe ed è quello che spingiamo e spingo qui in Viaggio Vero. Ti ricordo come sempre che puoi sostenere il progetto abbonamenti a 99 centesimi al mese oppure
il pulsante grazie che trovi qui sotto per un piccolo sostegno, anche basta un euro, due euro, va benissimo, e per questo già ti ringrazio. Se hai fatto 20, 21, 22, 23, allora puoi fare 24, ho detto una cazzata sostanzialmente, però puoi fare anche un pollicione verso l'alto per far crescere il canale, mi fai tanto, tanto, tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, beh, è il momento giusto, perché la facciona sorridente che vedi qui sotto è anche il logo di Viaggio Vero. Clicchi sopra quello e clicchi subito anche sopra la campanella dopo che hai ti sei iscritto o iscritta. Perché? Perché così riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano di Viaggio Vero.